Il Quad Cross delle Nazioni approda nel 2010 in Slovacchia. Ad ospitare l'appuntamento internazionale a squadre è il crossodromo di Sverepec, a 160 km dalla capitale, Bratislava. Convocati a formare la squadra sono i piloti maggiormente rappresentativi del Quad Cross italiano: Nicola Montalbini, Mattia Torraco ed Emanuele Giovannelli. Rivali nei circuiti nostrani ma amici nel paddock, i tre piloti sono cementati da un forte affiatamento, ingrediente indispensabile per la riuscita del gioco di squadra caratterizzante la sfida europea. Siamo in compagnia di Antonio Azzirelli, tecnico della squadra italiana. Siamo alla seconda edizione della Maglia Azzurra. Raccontaci questo ritorno, che cosa è cambiato rispetto allo scorso anno, al 2009 in Germania. Diciamo che in Germania per noi è stata la prima esperienza, essendo una disciplina nuova per la Federazione Motociclista Italiana, di conseguenza era nuova anche l'esperienza della sfida delle nazioni. L'anno scorso ci siamo presentati in punta di piedi alla ricerca di quello che era questo evento e questa manifestazione. 2010 ci siamo presentati alla grande, con Casa Italia che ha potuto ospitare molto bene tutto lo staff, i meccanici e ovviamente tutti i piloti. Diciamo che la partenza è tra le migliori e questo lo dimostro infatti girando tra il paddock. Una casa accogliente come questa non ce ne sono. Diciamo che se l'inizio è così buono prevediamo dei risultati migliori rispetto all'anno scorso, anche se l'undicesima posizione ottenuta l'anno scorso a noi è stata fantastica e ci ha gratificato moltissimo per quello che abbiamo fatto. Ovvio che quest'anno le cose sono cambiate, i nostri piloti tutto l'anno hanno affrontato le prove europee, abbiamo un Montalbini determinato e sicuro, tant'è vero che è terzo nel campionato europeo e ha vinto anche una prova, quella di Cingoli. Perciò diciamo che 2010 ci stiamo presentando alla grande, non abbiamo grandi aspirazioni, grandi fantasie, vogliamo solo farci vedere, far capire che l'Italia sta portando avanti questa disciplina che ormai in tutta Europa ha un certo successo. Altra importante novità è la presenza degli equipaggi del Sidecar Cross all'interno della federazione e della Casa Azzurra nel 2010. Sì, la federazione ha voluto completare tutta la sfida delle nazioni inserendo anche i Sidecar Cross, che per noi non è una novità perché i Sidecar Cross a sua volta li avevamo. Ora stiamo cercando di ricostruire il gruppo e questo è l'inizio per riportare in federazione tutti i piloti da Sidecar Cross. La sfida delle nazioni Quad Cross è entrata nel vivo il sabato con le prove libere al mattino, che hanno consentito ai piloti di assaggiare la pista e prendere confidenza con un terreno ideale, dal fondo duro. Nel pomeriggio l'atmosfera si è accesa con le prove cronometrate, che hanno decretato uno straordinario quarto posto per l'Italia. Ogni pilota ha disputato le sue qualifiche in una batteria, sorteggiato nell'ordine di partenza e la somma dei migliori due tempi ha decretato il risultato finale delle qualifiche. La maglia azzurra ha colpito ancora. La squadra ha subito messo in chiaro che l'appellativo di nazione rivelatrice guadagnato nel 2009 è più che meritato, anzi ha fatto di più. Voleva assestarsi non oltre le 10 posizioni ed ha chiuso le qualifiche al quarto posto, grazie ad un'ottima prestazione complessiva, ma soprattutto per merito del velocissimo Nicola Montalbini, che nella prima batteria ha chiuso primo. Il marchigiano infatti oltrepassa il cancelletto delle prove qualificate con il primo gruppo, spalancando subito il gas e portandosi immediatamente in testa alla batteria sin dalla prima curva di imbuto. La Germania tenta di portargli via il comando per 4 giri, ma l'azzurro studia le corrette traiettorie per tornare alla leadership, che mantiene fino al 14° giro. I due duellanti allungano il passo, seguiti da Gran Bretagna e Belgio. La seconda batteria di prove cronometrate vede schierato Emanuele Giovannelli. L'italiano non riesce subito ad aprirsi la strada e si assesta in sesta posizione, creando il vuoto alle sue spalle, ma senza prendersi rischi nell'inseguimento del gruppo in testa, capitanato dalla Francia, con Gran Bretagna, Belgio e Portogallo in scia. Prudenza e tattica di mantenimento anche per il protagonista azzurro al via nel terzo gruppo, Mattia Torraco, che dopo aver gestito gli attacchi alla settima posizione guadagna metri e poi conduce la prova in solitaria fino al termine dei 20 minuti più due giri. A condurre la terza batteria è la Gran Bretagna, che infatti si è aggiudicata la prima posizione nella classifica finale delle prove di qualifica, seguita dalla fortissima Francia e dal Belgio. La squadra azzurra chiude con grande soddisfazione la giornata del sabato, carica per affrontare la giornata della domenica che si prevede ricca di emozioni.
Domenica 26 settembre la maglia azzurra porta a casa una grande vittoria, quella della sfida delle nazioni europee di quad cross disputata a Svereč in Slovacchia. Un primo gradino del podio inaspettato, sognato, sudato e meritato. Niente ha fermato l'Italia, né la pioggia, né il fango, né i temibili avversari. Tre manche durissime, ognuna dei risultati eccezionali, hanno determinato lo straordinario successo agonistico. Alla prima batteria di gara gli azzurri mettono in campo una prestazione straordinaria, con Montalbini al comando dall'inizio alla fine e Giovannelli che al quart'ultimo giro mette in scena una rimonta strepitosa, fino ad aggiudicarsi il terzo posto. Beh, sono innanzitutto contentissimo. Sono riuscito a beccare la partenza, sono riuscito a partire in testa e poi mi sono concentrato solamente a guidare bene, a non sbagliare. Questa guida ha reso, perché comunque ho preso solamente vantaggio dal secondo, quindi contentissimo. Voglio ringraziare tutto lo staff dell'Italia che ci sta seguendo da vicino, il mio meccanico Giulio Cozzi, il signor Franco delle sospensioni Extreme Tech, che anche loro ci stanno dando una mano incredibile, che dire, sono contentissimo. Sono purtroppo per andare alla seconda fila, sono partito malissimo, questo terreno qua era proibitivo, però ho tenuto duro e alla fine ha pagato, perché sono riuscito ad arrivare terzo con una gran rimonta. Sono felicissimo e speriamo di ripeterci nella seconda. La seconda manche di gara vede di nuovo protagonista Emanuele Giovannelli, che nonostante l'affaticamento tira fuori una grinta esplosiva e, carico dell'ottimo risultato appena messo in tasca, fa il bis, aggiudicandosi di nuovo un terzo posto. Il suo compagno di squadra Mattia Torraco conduce la sua prima manche di giornata altrettanto egregiamente. Pur esordiente non si lascia intimidire e chiude quarto subito alle spalle di Emanuele. Sì, sono contentissimo, grande Italia, grande Mattia, grande Nicola, siamo carichissimi, guarda, è andata benissimo, peccato perché ho forato, forse potevo vincere la seconda, però va bene terzo, è un bel risultato, siamo contentissimi, continuiamo così ragazzi. Diciamo che meglio di così non potevo fare, anche perché al primo giro avevo già finito tutte le lenti a strappo e tutto il roll off, però poi mi sono messo lì, mi sono tranquillizzato e con calma ce l'ho fatta superare i miei avversari. Gli azzurri affrontano l'ultima manche pieni di speranze per un podio inaspettato che si avvicina a passi da gigante. Il fango imperversa, perciò la lunghezza del tracciato viene tagliata, eliminando due salite impossibili. E la sessione viene disputata in 20 minuti più due giri anziché 30. Montalbini e Torraco nella terza batteria amministrano la gara con controllo, senza prendere rischi, e chiudono al quinto e al quattordicesimo posto, quanto basta per assicurare all'Italia la vittoria assoluta. La squadra azzurra infatti termina le tre manche di gara con 16 punti totali, ben 10 punti di vantaggio sull'Olanda che si piazza in seconda posizione assoluta e 25 di distacco dal terzo classificato, il Belgio. La maglia azzurra ha dimostrato che l'Italia del quad esiste davvero, è cresciuta, è già grande, oggi è al top dell'Europa. La nazione rivelatrice è stata una promessa nel 2009 ed è diventata realtà nel 2010. Appena conclusa la terza manche, le classifiche ancora non sono ufficiali, ma l'Italia già esulta, se non altro per i risultati eccezionali dei nostri piloti. È un momento troppo bello, sapevamo che avremmo fatto bene, ma questo è tanto. Aspettiamo l'ultimo verdetto della giuria, ma l'Italia è stata grande, grandiosi piloti, grande lo staff, tutta la vittoria ce la siamo meritata. Aspettiamo l'ultima decisione della giuria, ma dovrebbe essere fatta, incrociamo le dita, siamo veramente i campioni d'Europa, campioni del mondo. Un sogno ed è diventato realtà. Guarda, è stata una grande Italia, ragazzi, bravissimi, siamo contentissimi, siamo stati grandi perché abbiamo vinto alla grande, abbiamo dimostrato proprio di essere oggi più forti. C'è ma soprattutto da fare. Dire la squadra più unita che ha saputo gestire bene tutto. Non abbiamo sbagliato praticamente niente.